Riprendiamo il mondo al contrario del generale Vannacci. Il Movimento 5 Stelle, il Movimento Cattolico Socialista MCS, sta con il generale Vannacci. Lo studio tecnico di Alessandro Giacomo ha lo stesso modo. Mondo al contrario. Allora, l'energia, capitolo terzo. Il mondo appartiene a quelli che hanno la maggiore energia. Visconte Alix de Tocqueville. La tematica dell'energia, dell'approvvigionamento, dell'approvvigionamento energetico e dei suoi strabilianti costi, dei consumi dell'energia e dell'inquinamento indotto, domina da tempo il palcoscenico di tutte le piattaforme della pubblica informazione. A dire la verità, la materia è ricorrente da almeno 50 anni, portata alla luce della ribalta dalla prima vera crisi energetica che ha coinvolto l'Occidente e risalente al 1973. In questo campo, come in moltissimi altri, la politica si è spesa sovente in analisi traballanti, pareri autoreferenziali ed in soluzioni altrettanto poco efficaci, dando la luce a liberi filosofi ed a vere e proprie frange settarie di pensiero che propongono formule e direttrici risolutive al limite del credibile. Tutt'altro che semplice è tuttavia anche questo. Questo settore può essere affrontato con il pragmatismo, il buonsenso e il raziocinio che dovrebbe caratterizzare l'uomo di media preparazione ed istruzione, che per affrontare problematiche di così ampio respiro e dai risvolti anche eminentemente tecnici, dovrebbe tener conto anche dei pareri degli addetti ai lavori che, per quanto scomodi, sono concreti e realistici. Si scoprirebbe quindi perché le soluzioni concretamente percorribili, se spogliate di ideologie, faziosità e fanatismo, non sono poi così diverse tra loro e potrebbero e dovrebbero costruire un percorso abbastanza trasversale a tutte le forze politiche. Per prendere il largo dobbiamo partire da alcune considerazioni quasi ovvie, ma che comunque cercherò di motivare ed illustrare al meglio. La domanda mondiale di energia è inesorabilmente cresciuta negli ultimi 200 anni, ma io azzarderei anche in un lasso di tempo molto più ampio, pur non disponendo dei dati oggettivamente registrati, e continuerà altrettanto inesorabilmente a crescere in futuro. Le motivazioni di questo assioma sono molte e svariate, ma riconducibile essenzialmente e semplificando molto al continuo sviluppo scientifico, tecnologico e sociale e alla crescita mondiale della popolazione. Il nostro stile di vita, incredibilmente più agiato di quello dei nostri genitori o nonni, richiede sempre più energie ed anche la generazione che ha idolatrato Greta Thunberg non può e soprattutto non vuole fare a meno di una casa riscaldata in inverno e condizionata in estate, di una rete internet che faccia funzionare lo smartphone, di un sistema di trasporto multimediale che permetterà rapidi e comodi spostamenti e di tante altre amenità che ormai vengono considerate come scontate. Quando ero bambino andavo a trascorrere le feste di Natale dei miei nonni che abitavano nel pieno centro della Spezia, in un appartamento al quinto piano. La casa, semplicissima per quanto funzionale e accogliente, era priva di riscaldamento e di acqua corrente, calda corrente. Solo in cucina era presente la stufetta elettrica che riscaldava il piccolo locale. Per lavarci riscaldavamo un pentolone d'acqua sui fornelli che poi mescolavamo nella vasca da bagno con l'acqua marmata che proveniva dai rubinetti. Eppure ho dei ricordi bellissimi di quel periodo. Quando rivedo le vecchie foto, constato che a casa eravamo ben vestiti con maglioni e calze di lana
e che mio nonno dormiva con il cappello di lana nella sua testa, ma non ho la minima memoria di qualche disagio o malessere. Ogni tanto, allora, per scherzare, propongo a mia moglie e alle mie figlie di ritornare alle condizioni di quel tempo, e loro, senza neanche pensarci, mi guardano come se fossi un folle e probabilmente hanno ragione. La generazione Z o la Alfa sarebbero disposte a questo sacrificio. Pensare di invertire questo trend è assolutamente utopico e irragionevole alla faccia di chi questa impensabile eventualità la sta liberamente professando. Se infatti possono esistere in Occidente ricco ed evoluto rari, convinti ambientalisti pronti, solo in teoria, a ritornare a vivere in fattorie ottocentesche prive di motori, aria condizionata e riscaldamento dell'elettricità per evitare l'estinzione della specie umana profetizzata dalla cosiddetta comunità scientifica, la quasi totalità della popolazione mondiale, che non ha ancora beneficiato della comodità su cui noi occidentali ci siamo ormai da decadi adagiati, non vuole rinunciare ai benefici del progresso anche a discapito dell'ecologia e della sostenibilità ambientale. Questa condizione è ampiamente supportata dall'ultima riunione dei ministri del clima e dell'ambiente del G20 tenutasi a Chennai, in India, a fine luglio 23. Le nazioni che producono l'80% dei gas climalteranti del pianeta non sono riuscite a trovare un accordo su quattro fondamentali obiettivi che, guarda caso, riguardano il picco delle emissioni da raggiungere entro il 2025, la transizione energetica pulita e la tassa sul carbonio come metodo per ridurre le emissioni. Circa tre quarti della popolazione mondiale, in continua ed inesorabile crescita, è concentrata in Asia, 4,5 miliardi di persone, e in Africa, 1,2 miliardi, e vive in paesi in via di sviluppo, la cui conoscenza ambientalista è molto diversa da quella da noi percepita. In poche parole, anche se i pochi abitanti dei paesi ultrasviluppati dell'Europa e del Nord America rinunciassero a qualche viaggio in aeroplano e a qualche ora di condizionatore, la diminuzione di domanda di energetica che queste azioni comporterebbero sarebbe assolutamente risibile rispetto all'incremento della stessa domanda per soddisfare le necessità considerate primarie divenute ormai accessibili per quasi 6 miliardi di persone nell'area afroasiatica. Chiunque abbia viaggiato in questi continenti si rende immediatamente conto dell'ovvietà di quanto asserito. Per chi non ha altro e rischia di morire di freddo, un pezzo di pneumatico abbandonato rappresenta una fonte di salvezza anche alla faccia delle polveri sottili, dell'anidride carbonica e dei gas velenosi che la sua combustione libera. Lo stesso dicasi per il verduraio del Cairo, che in metropoli di 20 milioni di abitanti sposta il suo carico di merce con il camioncino Euro Zero e serve datteri, insalate e ortaggi di stagione in originali sacchetti di vera plastica. Purtroppo la preoccupazione per il futuro è direttamente proporzionale al tempo che la vita ci concede per poterci pensare al futuro. Il timore che fra qualche secolo i ghiacci polari si possano fondere non lambisce neanche la coscienza di quasi 7 miliardi di persone che devono impegnare la totalità del proprio tempo per sbarcare il lunario e per sopravvivere oggi giorno per giorno. Anche disquisendo delle enormi diversità nei consumi pro capite di energia e di quella che si definisce disuguaglianza energetica, non si riesce a fare quadrare i conti. Si dice che lo 0,6% della popolazione mondiale, composta dai milionari sparsi per il globo, consumino ciascuno 10.000 volte più energia dell'1% della popolazione più povera del pianeta. Ma anche volendo intervenire su questi nababbi decimando, con provvedimenti dispotici, anche volendo intervenire su questi decimando
Nababbi decimando, con provvedimenti despotici e tirannici, l'energia a loro disposizione non riusciremmo neanche lontanamente a bilanciare l'incremento della domanda energetica che invece proviene da 5 miliardi di individui che vivono dalla soglia di povertà in giù. Un po' come la tassazione degli ultraricchi e dei beni di lusso, che si è sempre rivelato in un intervento più ideologico che pragmatico e non ha mai permesso di rimpinguare le casse dell'erario, anche il tentativo di recuperare quote di energia da quell'esigua minoranza che ne fa uso smodato ed eccessivo non risolverebbe il problema ed innescherebbe altre dinamiche di imprevedibile evoluzione che probabilmente porterebbero ad una decrescita economica globale generalizzata. Tenuto conto di ciò, tutti i dati in nostro possesso ci indicano che la domanda energetica mondiale, per quanto possa essere moderatamente contenuta, con dispendiose manovre di transizione, continuerà inevitabilmente a crescere. Di seguito un grafico della US University Information Administration che stima l'andamento della domanda energetica mondiale nei prossimi 20 anni. Tutte le fantasiose considerazioni che lascerebbero intravedere la possibilità di intervenire, di invertire l'andamento decisamente crescente della domanda energetica mondiale tramite comportamenti virtuosi delle società più ricche rappresentano semplici speculazioni non suffragate da alcun dato scientifico e statistico. Per far fronte alla crescita di domanda energetica mondiale ci sono solo due vie che possono e devono essere percorse contemporaneamente: l'incremento della produzione energetica e l'incremento dell'efficienza energetica. Se l'incremento energetico può crescere anche sensibilmente sfruttando le più variate, ma sempre finite fonti energetiche a cui la scienza e la tecnologia ci consentono di accedere, l'efficientamento energetico è purtroppo sottoposto a dei limiti fisici non oltrepassabili e dettati dall'impossibilità di realizzare sistemi ad efficienza uguale a 1, in parole semplici, che non contemplino perdite o attriti. Inoltre, l'efficientamento energetico, oltre a determinati limiti ben inferiori a 1, è estremamente dispendioso, tale da risultare assolutamente non conveniente. È un po' come dimagrire per perdere il primo chilo, basta un po' di riguardo e di attività motoria. Già la perdita del secondo chilo ci mette in crisi. E per continuare a dimagrire siamo spesso sottoposti a rinunce incredibili, pur trattandosi della stessa quantità di massa da perdere. Quando studiavo ingegneria, alla fine degli anni 80, il rendimento medio di una centrale termoelettrica era dello 0,4. Oggi le centrali a gas ciclo combinato superano il rendimento dello 0,6 e probabilmente questo valore potrà ancora crescere, un po' ricordando tuttavia che i piccoli passi che ci faranno forse guadagnare un decimale di efficienza nei prossimi 20 anni saranno sempre più complicati e dispendiosi da compiere. Il settore energetico e strategico ed irrinunciabile. Di conseguenza, la sua prima caratteristica deve essere la sicurezza e l'affidabilità. La fornitura di energia di un paese deve essere garantita a qualsiasi costo, pena la distruzione economica e sociale del paese e la sua regressione a livelli pre-industriali. Il sistema energetico deve quindi essere plurimo, ridondante e diversificato per abbassare al minimo il rischio di carenza energetica. Come ho accennato in precedenza, le fonti energetiche sono svariate, ma in numero pur sempre finito. In base ad una classificazione universalmente accettata, esse si possono suddividere in fonti rinnovabili, essenzialmente vento, sole ed acqua, fossili, petrolio, carbone, gas, eccetera, nucleare e altre fonti di energia che spaziano dal biogas al geotermico. Come per le medicine, lo sfruttamento di ognuna di queste fonti implica delle conseguenze e delle controindicazioni per l'ambiente e per l'uomo.
Proprio tenendo conto della prima caratteristica di sicurezza di un sistema energetico e il mix energetico che si dovrebbe realizzare per raggiungere tale requisito, dovrebbe includere tutte le fonti a disposizione secondo una percentuale che potrà essere poi individuata in base ad altre considerazioni, anche ambientali e politiche. Rinunciare aprioristicamente anche ad una sola delle citate fonti di energia ci pone dal principio in un sistema più debole, meno stabile e affidabile e di conseguenza più soggetto a crisi, catastrofi o semplicemente eventi non previsti. Il rifiuto del nucleare o dei combustibili fossili pertanto aggiunge sicuramente debolezza e criticità al sistema energetico. Le fonti energetiche non sono infinite e trasformare una consolidata architettura energetica necessita tempo e risorse. Non possiamo tirare un colpo di spugna su quanto fiotto fino ad oggi e pretendere di cambiare il nostro sistema energetico in pochi mesi. Ogni trasformazione richiede i suoi tempi e, sempre imparando dalla natura e dalla fisica, più è veloce la trasformazione, più la sua efficienza è inferiore e più sono elevati gli sforzi per attuarla, in quanto gli attriti aumentano con l'aumentare della velocità del cambiamento. Una passeggiata di 1 km a piedi ci piaceva percorrere quella stessa distanza, nella metà del tempo ci sfianca. Pensare di contrarre eccessivamente i tempi della transizione energetica comporta provvedimenti che, qualora realizzabili, comportano spese spesso troppo elevate e non sostenibili. È facile presentarsi in televisione e dire liberiamo da domani 50 gigawatt di solare. In realtà tale eventualità, sempre che sia fisicamente realizzabile, comporterebbe interventi strutturali sulla rete elettrica che richiedono molto tempo, richiedono tempo e molto, molto denaro per essere effettuati. Al di là delle posizioni demagogiche di chi vuole anticipare ad ogni costo la transizione energetica, pena l'armadegon cosmico, vi sono dei parametri temporali a cui fare riferimento. Per mantenersi nel campo del fattibile e del conveniente. Uscendo dal panorama generale e tornando alla nostra amata Italia, potremmo ora esplorare quale dovrebbe essere la strada per garantire un approvvigionamento energetico sicuro, continuo e sostenibile a costo contenuto e che preservi l'ambiente, il pianeta e il nostro futuro. Parlando di sicurezza, primo requisito del sistema energetico, quello che più innalza questo parametro è la diversificazione, cioè l'inclusione di tutte le fonti energetiche in un portafoglio che sia il più ampio e flessibile e che, come nel caso degli investimenti finanziari, ci mette al riparo da crisi che possono interessare uno o più settori del mercato. Se dovessi esprimermi in termini che mi sono familiari, introdurrei l'acronimo pa la PACE, che al di là della bellissima condizione che evoca tale parola, sta a significare primario, alternato, contingenza ed emergenza. Anni di servizio attivo e molteplici coinvolgimenti diretti in operazioni ad alto rischio al comando di incursori mi hanno infatti abituato a considerare sempre il what if e sempre è sempre l'eventualità che qualcosa possa andare storto, comportando l'assoluta necessità, pena il rischio della morte, di avere già pianificato soluzioni di riserva viabili e verificate da poter implementare immediatamente ed automaticamente nei momenti difficili. Così, tornando all'energia, se il piano principale è per contemplare solo alcune fonti energetiche, magari le meno inquinanti, ne dovrò avere uno alternativo funzionante che supplisca alle eventuali disfunzioni o discontinuità del primo, uno di contingenza che gioco forza includa anche altre fonti, che può essere implementato nei momenti di crisi e uno di emergenza, sempre alternativo alle tre precedenti, che rappresenti l'ultima spiaggia prima del collasso.
Pensare per esempio di eliminare il carbone, il nucleare o il gas da questo costrutto energetico significa semplicemente innalzare incredibilmente il rischio del sistema, che il sistema non regga eventuali scossoni e prima o poi crolli catastroficamente. Lo abbiamo visto con la crisi scaturita dalla guerra tra l'Ucraina e la Russia. Chi si è trovata in maggiore difficoltà sono quei paesi come l'Italia e la Germania che, non potendo contare su un'indipendenza energetica, avevano fatto troppo affidamento sull'economico gas proveniente dalla Siberia, privandosi del tutto o in larga parte di altre possibilità come il carbone nucleare. La scelta presentata quale una necessità a fin di bene per ragioni principalmente ambientalistiche ed economiche si è dimostrata tragicamente errata. Fedeli al principio che sbagliare è umano, mai imperversare è diabolico, dovremmo aver imparato la lezione sia della necessità della massima pluralità delle fonti energetiche, sia della seria e sempre attuale eventualità che gli eventi bellici ci possano coinvolgere anche direttamente. A ben interpretare l'articolo 2 della nostra Costituzione, infatti l'Italia ripudia la guerra, ma non ha né l'autorità né il potere di eliminarla e quindi dovremmo sempre considerare quali potenzialmente avverabili eventi bellici vicini, lontani o che ci possono coinvolgere direttamente. Questa considerazione, per quanto non direttamente connessa con l'energia, la riprenderò in successive disquisizioni anche dibattendo di chi vuole ad ogni costo recuperare denari e fondi dal comportamento sicurezza e difesa, dal comparto sicurezza e difesa. Per quanto attiene il carbone, è la fonte possibile più vecchia e inquinante che si conosca, ma rappresenta comunque una valida alternativa quando tutto potrebbe cadere a rotoli. Ha un senso radere al suolo le centrali che funzionano con tale combustibile? Il noto buonsenso ci consiglierebbe di mantenerle in piedi, magari a regime al nullo o al minimo, al fine di poterle impiegare nei momenti di estremo bisogno, come peraltro successo proprio subito dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, alla faccia degli ambientalisti che comunque, grazie a questo provvedimento, hanno potuto continuare a riscaldarsi e a impiegare le varie utenze elettriche che ormai tutti abbiamo nelle nostre case. Il petrolio e il gas continuano ad essere tra le principali fonti di energie. Così è, e nonostante le ire degli ambientalisti, così sarà anche per molti anni. Ho lavorato per molto tempo in Medio Oriente e l'ultima esperienza come comandante del contingente nazionale in Iraq e come vice comandante della coalizione anti-ISIS per l'addestramento e l'equipaggiamento delle forze irachene, mi ha offerto l'opportunità di conoscere in maniera ancora più approfondita il paese delle Tigri e dell'Eufrate. L'incarico da me rivestito comportava la necessità di spostarmi molto frequentemente sul territorio iracheno per visitare sia i reparti che i siti addestrativi dove si conducevano le attività di preparazione dei reparti militari locali alla lotta contro il sedicente Stato Islamico. Considerata l'ampiezza del territorio e la ristrettezza dei tempi di questi spostamenti, avvenivano quasi sempre o tramite elicotteri o con aerei da trasporto tattico. Durante i voli tutto quello che colpiva era l'estrema densità della zona di estrazione petrolifera che costellavano il territorio e che si estendevano sotto il velivolo. Pompe di estrazione e i campi a volte sterminati per l'aspirazione dell'oro nero che di notte erano facilmente riconoscibili con il bagliore delle fiamme di combustione dei gas che vengono esalati durante i processi di estrazione del greggio. Il gas flaring, infatti, è una pratica che in fase di perforazione consente di liberarsi tramite la loro combustione dei gas naturali inutili accumulati nel sottosuolo. Pensare che tale enorme produzione, che spesso rappresenta la percentuale ponderale degli introiti di stati che dipendono dal loro nero, possa diminuire sensibilmente nei prossimi anni per l'iniziativa del Green di qualche governo particolarmente sensibile alla causa ambientalista è semplicemente utopistico. Nazioni intere come Iraq, Iran, Qatar, Nigeria, Russia, Emirati Arabi, Libia, Azerbaijan
e molti altri basano essenzialmente la loro sopravvivenza sull'estrazione dei combustibili fossili, è semplicemente impensabile che i rispettivi governi rinuncino a questa unica ricchezza per percorrere le cause dei seguaci di Greta. Sembrerà cinico, ma è pure semplice realismo. Anche se un continente come l'Europa diminuisse sensibilmente l'esportazione di greggio, vi sono numerosissime popolazioni di stati in via di sviluppo che ne hanno un'impellente e irrinunciabile necessità. Come già stima l'OPEC, in barba alle politiche green che imperversano nel ricco occidente, la domanda di petrolio mondiale di qui al 2045 sarà in continua crescita. A guidare la crescita della domanda saranno i paesi non OCSE, come l'India, capolista degli stati che incrementeranno il consumo del loro oro nero. Le centrali a gas e petrolio rappresentano ancora una viabile e relativamente economica fonte di energia almeno per i prossimi 50 anni e dovranno costruire una parte di quell'architettura energetica su cui il nostro paese dovrà poter fare affidamento. Sul nucleare poi ci sono scritti ampissimi trattati. Ricordo da adolescente le automobili che sul parabrezza posteriore avevano l'adesivo giallo a forma di sole con la scritta nucleare, no grazie. Fatto sta che alla luce delle statistiche e delle ricerche scientifiche basate su più di 60 anni di esperienza nel settore, per quanto attiene lo sfruttamento dell'energia nucleare. Le emissioni sul ciclo di vita di gas serra sono comparabili, quelle dell'energia elettrica ed eolica, a quelle dell'energia elettrica ed eolica. Le emissioni sul ciclo di vita di ossidi di azoto e di ossido di zolfo, particolato ed NMVOC, composti organici volatili non metallici, sono molto basse e comparabili con quelle di fotovoltaico ed eolico. Emissioni e forme di inquinamento e degrado di altro genere sono anch'esse comparabili a quelli di fotovoltaico, eolico e idroelettrico. L'uso del suolo è comparabile a quello degli impianti a gas e minore di quello solare e eolico. I depositi geologici in profondità possono essere considerati allo stato delle conoscenze attuali soluzioni sicure e adeguate per le scorie radioattive. Tra le varie conclusioni, il rapporto dell'Ufficio per la Scienza dell'Unione Europea occorre anche citare che le analisi non hanno rivelato alcuna prova scientifica che l'energia nucleare sia la più dannosa per la salute umana o per l'ambiente rispetto alle altre tecnologie di produzione di energia elettrica già incluse nella tassonomia come attività a supporto della mitigazione del cambiamento climatico. Proprio alla luce di queste incontrovertibili e scientifiche osservazioni, il nucleare è stato inserito nella tassonomia verde dell'Unione Europea al netto del ricorso di Austria e Lussemburgo alla Corte di Giustizia, seguita da un'altra decisione di ONG. E questo la dice lunga sui farraginosi meccanismi europei. Due stati che rappresentano il 2,1% della popolazione del vecchio continente e una manciata di organizzazioni sulla cui buona fede è lecito ormai superare molti dubbi, possono mettere in scacco la decisione già approvata dalla Commissione, Consiglio e Parlamento europeo. Ma l'Italia, i puristi, l'ambiente sfoderano il referendum del 1987 e menzionando Chernobyl e Fukushima, sbandierando i rischi enormi che le centrali nucleari implicano. Ecco, esaminiamo allora sempre con quel buon senso che ci dovrebbe appartenere queste affermazioni. L'Italia è accerchiata da centrali nucleari, quindi l'infelice scelta di non averne nel nostro territorio non ha diminuito di un'oncia il rischio di un disastro che lo sfruttamento di tale energia potrebbe comportare. Ad oggi l'Europa conta circa 103 reattori nucleari operativi, quasi tutti di seconda generazione. Questi producono circa un quarto dell'elettricità totale del vecchio continente. Solo oltre Alpe si contano 56 centrali che garantiscono il 70% dell'elettricità alla Francia e che rappresentano il 52% di tutte le energie atomiche dell'Europa. Per l'energia
nucleare prodotto producono, seguono i dati 2020, la Germania 9%, la Spagna 9%, la Svezia 7%, e centrali operative sono presenti anche in Belgio, Bulgaria, Francia,